Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Case 94. Questa è la parte numero 66. Ok, intraprendiamo un nuovo percorso dopo aver catturato in modo straordinario un Pokémon leggendario Dialga e iniziamo a battere gli allenatori. Penso che in questo video riusciremo ad arrivare ad Arenipoli. Il primo è Luxio. Uso pantano bomba. Luxio sconfitto. Garchomp livello 52. Tu non devi più salire, Garchomp. A te tolgo il condividi esperienza. Ok, andiamo avanti. Copriamo delle bacche che non vediamo quasi più da una vita. Bacca mango. Non so più cosa fare. Bacca locat. E andiamo avanti. Un altro allenatore. Un altro allenatore. Ok, è soltanto un Pokémon, un Lopunny. Ora può scontro, basta e avanza. No, non basta, ora può scontro. Usa stordi pugno. Stordisce, proprio come non detto. Allora, uso le maniere pesanti. Il suo surf KO. Dai, ancora un paio di giorni è carnevale, ragazzi. Manca tipo io entro in vacanza già giovedì. Faccio una pausa di 4 giorni. Registrerò tipo durante la serata perché andrò in giro a far casino io. Lanciare un paio di ovette, un paio di uova. Spruzzare qualche schiumetta, un po' di schiuma, se si può, spero di sì. Perché qua a Busto è vietato usare la schiuma dall'anno scorso. Perché dicono che imbrattiamo dappertutto. Vabbè, io la uso comunque, non me ne frega. Ok, questa persona qui mi regala una macchina tecnica, l'MT56 che lancio. Con cui un Pokémon lancia il proprio strumento addosso all'altro. Quindi se la insegnate state ben attenti perché rischiate, magari se ha un Pokémon a condividi esperienza, rischiate di lanciare il condividi esperienza che va perso. Il condividi esperienza è lo strumento, il top. Cioè se perdete quello basta. Dovete cambiare metodo di allenamento dei Pokémon. Andiamo avanti. Vi ricordo che col termine della guida di Pokémon Diamante continuerà quella di New Super Mario Bros. Per Nintendo DS. Per cui mi sto già portando avanti. E sto già facendo qualche bel progettino per qualche Waltrow. Perché Heart Gold e Soul Silver non le farò adesso perché voglio aspettare. Voglio aspettare dopo marzo. Ok, qua posso fare una bellissima lotta doppia. Voglio aspettare dopo marzo, appunto, che esce il gioco in sé. Così se me lo compro me lo godo per benino. Poi dopo da esperto mi faccio la guida dettagliata. Mi faccio la guida dettagliata. Sto facendo dei progetti su delle guide che ho intenzione di fare che sono abbastanza carini. Però non è ancora sicuro. Scusate! Ho fatto uno starnuto da cani. Ok, andiamo. Continuiamo.
Chissà chi ha fatto Maltaic, non l'ho neanche visto. Ah, ho usato l'imbalzo. Che è super efficace. Mi fatta una bomba in effetto. Non fare il rimbalzo, bello. Continuiamo, usa idropulsa proprio su di me. Corpo scontro. Sconfitto. Ok, qua ci sono dei pescatori, ma i pescatori li sconfigo fuori dai video perché mi annoiano un casino, soprattutto perché hanno tipo 20 magica. Anche se si possono portare soltanto 6, 5 Pokémon. 6 Pokémon in squadra. Però sono una vera e propria noia mortale. Sono una vera noia mortale, quindi li sfido fuori. Colpo sotto missione fallisce e uso ancora corpo scontro. Gastrodon livello 51, uso anche lui Gastrodon secondo tipo. Paralizzato. Usa fanghiglia. Mi fa capo, mi mette capo. E vabbè. Mettiamo Staraptor. Mi faccio usare Valdea. Intanto devo fare subendo questo attacco. Finito. Andiamo avanti. Finalmente arriviamo alla nuova città. Arenipoli. Ok, una volta che passiamo qua troveremo questo allenatore qua, che è uno dei super 4, in questo caso è Vulcano, che appunto ci dice che è Vulcano, che ci parla del capoverso di questa città, che ha preso il suo entusiasmo nelle sfide contro gli ultimi allenatori e si annoia, quindi vuole che gli concediamo una lotta infuocata per riavvivarlo. E noi è quello che abbiamo intenzione di fare, è quello che facciamo sempre con tutti. Ok, nel prossimo video, ecco, ho trovato il centro Pokémon. Nel prossimo video esploreremo la città, cercheremo il capo palestra, lo sfideremo e conquisteremo l'ultima medaglia. E poi avremo a che fare con la Lega Pokémon della regione di Sinnoh. Ragazzi, vi dico, ragazzi, questo video termina qui, quindi votate, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti!